Carlos Castaneda, Los Voladores, Quelli che volano, Flyers, Parte 1, Nuova edizione. I testi sono tratti dal volume Il lato attivo dell'infinito, capitolo 16, Ombre di fango. Attenzione, versione integrale del testo senza le censure presenti nelle edizioni italiane. La traduzione in questo video è tratta direttamente dalle edizioni inglese e spagnola. Attivate i sottotitoli in inglese o in spagnolo cliccando sull'icona per poter effettuare un puntuale confronto con il testo originale. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre il nostro commento. Sedere in silenzio con Don Juan era una delle esperienze più piacevoli che conoscessi. Eravamo seduti comodamente su delle sedie imbottite nel retro della sua casa, tra le montagne del Messico centrale. Era pomeriggio. Soffiava una piacevole brezza. Il sole era dietro la casa, alle nostre spalle. La sua luce stava svanendo, creando squisite ombre verdi sui grandi alberi del cortile. Enormi alberi crescevano intorno alla casa e anche oltre, coprendo la vista della città dove viveva Don Juan. Ciò mi ha sempre dato la sensazione di trovarmi in un luogo selvaggio diverso dall'arido deserto di Sonora, ma ad ogni modo aspro. Oggi discuteremo un argomento molto serio relativo alla stregoneria, disse in maniera brusca Don Juan. E inizieremo parlando del corpo energetico. Mi aveva descritto il corpo energetico innumerevoli volte, dicendomi che era un conglomerato di campi energetici che compongono il corpo fisico se visto come energia che scorre nell'universo. Aveva detto che era più piccolo, più compatto e in apparenza più pesante della sfera luminosa del corpo fisico. Don Juan mi aveva spiegato che il corpo e il corpo energetico erano due conglomerati di campi energetici compressi e uniti da una strana forza agglutinante. Aveva enfatizzato più e più volte che la forza che unisce questi due gruppi di campi energetici era, secondo gli sciamani dell'antico Messico, la forza più misteriosa dell'universo. La considerava la pura essenza dell'intero cosmo, la somma totale di tutto ciò che è. Aveva affermato che il corpo fisico e il corpo energetico erano le uniche configurazioni energetiche in contrappeso nel regno umano. Pertanto, non accettava nessun altro dualismo. Considerava il dualismo tra corpo e mente, carne e spirito, come una mera concatenazione della mente che ne emergeva senza alcun fondamento energetico. Don Juan aveva detto che per mezzo della disciplina è possibile per chiunque
avvicinare il corpo energetico al corpo fisico. Normalmente la distanza tra i due è enorme. Una volta che il corpo energetico si trova entro un certo raggio, che varia per ognuno di noi individualmente, chiunque, attraverso la disciplina, può ricavarne una replica esatta del corpo fisico, cioè un essere solido e tridimensionale. Da qui l'idea degli sciamani dell'altro o del doppio. Allo stesso modo, attraverso gli stessi processi di disciplina, chiunque può forgiare dal proprio corpo fisico solido e tridimensionale una replica esatta del proprio corpo energetico, cioè una carica di energia eterea invisibile all'occhio umano, così come è tutta l'energia. Quando Don Juan mi diede questa spiegazione, la mia reazione fu di chiedergli se ciò che stava descrivendo fosse una proposizione mitica. Mi aveva risposto che non c'è nulla di mitico negli sciamani. Gli sciamani erano esseri pratici e ciò che descrivevano era sempre qualcosa di molto sobrio e molto realistico. Secondo Don Juan, la difficoltà nel comprendere ciò che facevano gli sciamani era che provenivano da un sistema cognitivo diverso. Quel giorno, seduto sul retro della sua casa nel Messico centrale, Don Juan disse che il corpo energetico era di un'importanza chiave in tutto ciò che stava accadendo nella mia vita. Lui vide, come fatto energetico, che il mio corpo energetico, invece di allontanarsi da me, come normalmente accade, si avvicinava a me a gran velocità. «Cosa significa che si sta avvicinando a me, Don Juan?» chiesi. «Significa che qualcosa ti porterà via la sporcizia», disse Don Juan, sorridendo. «Nella tua vita apparirà un tremendo grado di controllo, ma non il tuo controllo, il controllo del corpo energetico». «Vuoi dire, Don Juan, che una forza esterna mi controllerà?» chiesi. «Ci sono molte forze esterne che ti controllano in questo momento», rispose Don Juan. «Il controllo a cui mi riferisco è qualcosa che esula dal dominio del linguaggio. È il tuo controllo, ma allo stesso tempo non lo è. Non può essere classificato, ma può essere sperimentato e, tra l'altro e soprattutto, può essere manipolato. Ricorda, può essere manipolato, ovviamente per il tuo beneficio totale, che ovviamente non è il tuo vantaggio, ma il beneficio del corpo energetico. Tuttavia, il corpo energetico sei tu. Quindi potremmo andare avanti all'infinito, come i cani che si mordono la coda, cercando di spiegarlo. Il linguaggio è inappropriato. Tutte queste esperienze vanno al di là della sintassi». L'oscurità era scesa molto rapidamente e il fogliame degli alberi, che pochi istanti prima stava brillando di un colore verde, ora era molto scuro e denso. Don Juan disse che se avessi prestato intensa attenzione all'oscurità del fogliame, senza focalizzare lo sguardo, ma guardando con la coda dell'occhio, avrei visto un'ombra fugace
attraversare il mio campo visivo. Questa è l'ora appropriata per fare quello che ti sto per chiedere, disse. Prenditi un momento per fissare l'attenzione necessaria da parte tua. Non fermarti finché non cogli la fugace ombra nera. Vidi infatti una strana ombra fugace nera proiettata sul fogliame degli alberi. Si trattava di un'ombra che si muoveva da un lato all'altro, o di varie ombre che si muovevano da destra a sinistra, o da sinistra a destra, o verso l'alto nell'aria. Mi sembravano pesci neri e grassi, pesci enormi. Era come se giganteschi pesci spada volassero nell'aria. Ero assorto nella visione. Poi finalmente la visione mi spaventò. Era già troppo buio per vedere il fogliame, ma vedevo ancora le ombre fugaci nere. «Che cos'è, Don Juan?» chiesi. «Vedo ombre nere fugaci da tutte le parti». Ah, è l'universo nella sua totalità, disse. Incommensurabile, non lineare, al di fuori del regno della sintassi. Gli sciamani dell'antico Messico furono i primi a vedere quelle ombre fugaci. Così le seguirono. Le videro come le hai viste oggi e le videro come energia che scorre nell'universo. E sì, scoprirono qualcosa di trascendentale. Smise di parlare e mi guardò. Le sue pause si adattavano perfettamente. Smetteva sempre di parlare quando io ero appeso a un filo. «Cosa scoprirono, Don Juan?» chiesi. «Hanno scoperto che abbiamo un compagno per la vita», disse nel modo più chiaro possibile. «Abbiamo un predatore che è venuto dalle profondità del cosmo e ha preso il controllo delle nostre vite. Gli esseri umani sono i suoi prigionieri. Il predatore è il nostro padrone e signore. Ci ha resi docili, indifesi. Se vogliamo protestare, sopprime le nostre proteste. Se vogliamo agire in modo indipendente, ci ordina di non farlo». Era già molto buio intorno a noi e questo sembrava impedire qualsiasi espressione da parte mia. Se fosse stato giorno, avrei riso a crepapelle. Al buio mi sentivo piuttosto inibito. «C'è un'oscurità che ci circonda», disse Don Juan. «Ma se guardi con la coda dell'occhio, vedrai ancora le fugaci ombre che ti saltano intorno».
Il video non è terminato. Segue il nostro commento. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Nahuales. Il video che avete appena visto è una nuova edizione del precedente, con lettura e migliorie tecniche varie. È il primo video di 4 dedicato ai Voladores. Per chi non ci conosce, specifico che nonostante l'enorme massa di materiale online, Castaneda in persona parla dei Voladores in un solo volume uscito nel 1998, cioè Il lato attivo dell'infinito, e in un solo capitolo, il 16, Ombre di fango. Abbiamo riportato integralmente la traduzione dell'intero capitolo, di cui nell'edizione italiana c'è un paragrafo mancante. Trovate l'integrazione nel terzo video. La nostra traduzione è il più possibile letterale rispetto a quella della pubblicazione ufficiale, dove il traduttore cerca di produrre un adattamento più orecchiabile possibile per un italiano medio, piuttosto che cercare di rimanere fedele all'autore. Noi abbiamo seguito maggiormente la versione spagnola messicana, confrontandola con quella inglese. Ricordo che Castaneda ha forzato l'inglese americano in modo che fosse più aderente possibile allo spagnolo o messicano, tanto da usare dei latinismi molto ricercati, al punto che riteniamo che un lettore madrelingua americano di oggi, di bassa media cultura, fatichi molto a comprendere appieno il testo. Un esempio in questo testo è in spagnolo proposición mitica, che in inglese viene riportato pari pari con mythical proposition. Nell'edizione italiana abbiamo il parafrasato se stesse illustrando dei concetti mitologici. Castaneda era un fine accademico molto colto e mi stupisce sempre di più l'accuratezza delle sue scelte lessicali, perché se andiamo su un vocabolario italiano come il Treccani, il secondo significato della parola proposizione si riferisce a un'affermazione di carattere dottrinario o filosofico di una certa gravità. Quindi in italiano seguiremo Castaneda e tradurremo con proposizione mitica. In quanto ai Voladores, qui è la prima volta in cui vengono chiamati da Don Juan predatori. E attenzione, diversamente da quanto molti studiosi riportano, non parassiti. Infatti, il predatore ha un modus operandi, cioè un modo di agire, completamente diverso da un parassita. Per prima cosa perché su una scala gerarchica e una catena alimentare si trova sopra agli altri, in questo caso perfino sopra l'uomo. Secondo, perché vive cacciando delle prede con strategie più o meno diverse. Nel mondo animale, per esempio, una tigre. Un parassita invece vive, per esempio, in natura. È un essere che dipende in tutto o in parte dal ciclo vitale di un altro essere vivente, su quale ha effetti dannosi. Se qualcuno vi dice che chiamare il volador parassita è equivalente a chiamarlo predatore, siate prudenti, perché la manipolazione del linguaggio è una delle migliori strategie del volador stesso. Infine, l'aspetto del volador. Nel web trovate delle immagini umanoidi da film horror a rappresentarlo. Ebbene, non sono accurate. Castaneda dice di averlo visto dapprima come un'ombra fugace e scura,
un grosso e grasso pesce spada, e più avanti, come vedremo nel quarto video, come una pesante ombra di fango. Suono di ali che sbattono, e il suono di una radio che non si è sintonizzata sulla frequenza di una stazione, e il tonfo che mi è seguito è stato indimenticabile. Scosse Don Juan e me fino alle ossa. Salve guerrieri, sono Nick, della pagina Facebook Carlos Castaneda Nahuales. Come già detto da Mariscia, questa è la riedizione migliorata di uno dei primi e tecnicamente carenti video da noi proposti. Vorrei, in questo mio breve intervento, non concentrarmi tanto sul seppur protagonista Volador, ma porre l'attenzione sui paragrafi iniziali inerenti il corpo energetico ed il corpo fisico. Una volta che il corpo energetico si trova entro un certo raggio, che varia per ognuno di noi individualmente, chiunque, attraverso la disciplina, può ricavarne una replica esatta del corpo fisico, cioè un essere solido e tridimensionale. Da qui l'idea degli sciamani dell'altro o del doppio. Allo stesso modo, attraverso gli stessi processi di disciplina, chiunque può forgiare dal proprio corpo fisico solido e tridimensionale una replica esatta del proprio corpo energetico, cioè una carica di energia eterea invisibile all'occhio umano, così com'è tutta l'energia. Nel nostro terzo video sulla ricapitolazione, tratto da L'arte di sognare, abbiamo parlato della terza porta del sogno, lo stadio attraverso cui tutti gli ensognador e le ensognadora devono passare, cioè quello di osservare il proprio corpo mentre sta dormendo. Bisogna considerare questo esercizio come propedeutico al fine indicato da Don Juan, cioè di portare il corpo energetico entro un certo raggio dal proprio corpo fisico. Una volta che si è in grado di padroneggiare consciamente tale manovra, ulteriori passi diverranno possibili nell'arte dell'ensueño. Invito tutti a leggere e rileggere Castaneda, soprattutto in lingua originale, perché in poche righe spesso è contenuto autentico oro per coloro che sinceramente desiderano penetrare gli insegnamenti degli sciamani. Buona pratica a tutti!